Ecco uno schema riassuntivo della classificazione dei nomi della terza declinazione. I nomi della terza declinazione, in base al tema, si possono suddividere in due grandi categorie: nomi il cui tema finisce in consonante e nomi il cui tema finisce in vocale, i breve. In genere, nella stragrande maggioranza dei casi, i nomi il cui tema finisce in consonante hanno il genitivo plurale inum, mentre i nomi il cui tema finisce per vocale hanno il genitivo plurale in ium. Ne citiamo alcuni del primo gruppo: consul consulis, dens dentis, homo hominis, mater matris, pax pacis, laus laudis, nomen nominis, neutri, corpus corporis, caput capitis. Per quel che riguarda la seconda categoria, distinguiamo un primo gruppo di nomi maschili e femminili con pochissimi neutri, il cui nominativo può presentarsi in is, per esempio civis civis, in esse, urbs urbis, oppure in x, consonante doppia, nox noctis. In questo video ci occuperemo dell'ultima categoria di nomi della terza declinazione, nomi neutri con tema in vocale, che hanno delle particolarità, il cui nominativo in genere si presenta in e al ar, mare, maris, animal, animalis, pulvinar, pulvinaris. Il nominativo singolare può finire in e, in al o in ar. Per introdurre il nostro discorso sui nomi neutri della terza declinazione, con tema in vocale, il cui nominativo finisce o in e, o in al, o in ar, ci serviamo di un curioso documento. Di cosa si tratta? Si tratta di un'iscrizione parietale, o meglio, di un graffito ritrovato a Pompei sulla parete esterna di una famosa domus. Leggiamo: Eutichis, greca, assibus duo, moribus bellis. Traduzione: Eutiche, al nominativo, greca, per due assi, ben educata. Chi è questa Eutiche? E che bisogno ha di farsi pubblicità sulla parete di una domus così importante? Semplice. È una prostituta che si prostituiva per due assi, una cifra irrisoria oggi, molto conveniente per l'epoca. E veniamo ha il nome neutro in questione. Dove esercitava la sua professione? In un lupanar, lupanares, cioè un bordello o postribolo o casa di appuntamenti. Lupanar, lupanaris è un neutro con tema in vocale della terza declinazione.